sapete ragazzi, ecco una Fiat Tipo d'epoca. Guardate cari amici, siamo qua dal meccanico, ecco qua una Fiat Tipo d'epoca, 1.7 diesel. Mi ricordo quando mio padre aveva la Tipo, non me l'ha mai parlato, però me l'ha parlato, sì me l'ha parlato, ma non l'ho mai visto, diciamo, la Tipo, perché non ero nato quando papà aveva la Tipo, la Tipo DGT, quella tutta, diciamo, computerizzata, bellissima, la Tipo molto bella, che dire, la Tipo è la Tipo, non c'è niente da commentare perché è la classica Tipo. Il rombo della tipo 1.7 diesel, ecco qua cari amici, Fiat Tipo, la posso vedere? Bella la Tipo, avete sentito il rombo della Tipo, molto bello, eh? Ecco qua, un bel colore. Peccato, mio padre. È la stessa di quando mio padre, forse. La DGT, sì, è la stessa di quando. Penso, non lo so. Non so se è la DGT. Però molto bello. Io, gli interni. Voi che dite, un bel conservato, cari amici. Oggi, 7 aprile 2022. Ho visto la Tipo. Forse si tolgono questi, i coprisedili. È meglio, almeno. E poi col copristerzo non è, perché è tutto originale, solo i coprisedili e il copristerzo andrebbe tolto, se no è un buon conservato, voi che dite? Oggi piove, abbiamo visto la Tipo, ecco qua cari amici, la Nicole, il Primerano, Claudio Raffaele e tutti i miei amici di Facebook e di YouTube appassionati. Vedete Fiat, scritta Fiat bagnata perché un fregio si è bagnato con la pioggia, Tipo 1.7 diesel, ma ormai non conviene prendere più queste auto di una volta diesel perché consumavano i diesel di una volta rispetto a quelli di mo. Poi dicono che bisogna comprare una macchina diesel, ma moderna, perché antica consuma. Ecco qua cari amici, e questo è un amico, lo dico pure a Samuel Tommasone, il mio amico, la luce posteriore destra funziona? Sì, ecco qua, tutto funzionando, ecco qua cari amici, ciao amici, alla prossima auto vintage.